fratello VIP. Ogni volta Anita entra nel centro della bufera per quanto riguarda Beatrice. Ieri notte, infatti, dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, gli autori del Grande Fratello gli hanno chiesto ad Anita di formare nuovamente il cast per il nuovo adattamento cinematografico di Alice in the Wonderland. Anita, infatti, ieri pomeriggio, mentre si stava allenando insieme a Perla, ha parlato proprio di quello che nel confessionale gli hanno detto e lei ha detto una frase abbastanza cattiva nei riguardi di Beatrice, ma vediamo nei dettagli cos'è accaduto. La Gefina infatti ha svelato a Perla quello che ha detto la sera prima in confessionale. Infatti Anita, rivolgendosi agli autori, ha dichiarato che grazie a Perla adesso lei e gli altri Gefini faranno diventare Beatrice da la regina di cuori al cappellaio matto. E infatti dice così: "Sai che ho detto prima in confessionale? Ho detto sì, lei oggi è la regina di cuori, Alice nel paese delle meraviglie, ma adesso noi sai cosa dobbiamo fare con Perla? Sai come la facciamo diventare? Il cappellaio matto, dateci il tempo di farlo e la facciamo diventare proprio il cappellaio matto." Anita però non sa che facendo così in questo modo farebbe un gran favore a Beatrice, trasformandola da personaggio popolare quanto negativo a indiscusso protagonista iconico e amatissimo della fiaba proprio di Alice in the Wonderland. In ogni caso dobbiamo riconoscere ad Anita una grande dote a questa ragazza, ossia la perseveranza, perché dopo ogni scontro con Beatrice Luzzi è corsa tra le braccia dei suoi compagni di gruppo a piangere o a fare le bizze o a minacce o a abbandonare la casa, e adesso parla proprio di una, tra virgolette, vendetta nei confronti di Beatrice. Dimmi tu che cosa ne pensi? Lasciami un like e iscriviti al mio canale.